Buongiorno e ben ritrovati qui al Festival della Statistica di Treviso. Abbiamo il piacere di avere con noi Linda Laura Sabbadini, che è direttrice centrale dell'Istat, anzi direi direttora, giusto? Sì. Nonché chair della Women 20, perché quest'anno appunto l'Italia ospita il G20 e quindi anche la parte, diciamo così, femminile di questo incontro internazionale si è tenuta in Italia. Un lavoro davvero imponente che ha visto poi un documento come frutto di questo lavoro fatto a livello nazionale e internazionale. Allora, siamo al Festival della Statistica e quindi io inizierei da uno dei temi che è stato discusso già nei giorni scorsi e che riguarda il futuro di questa materia, cioè i big data. Iniziamo da lì. Allora, tu sei stata, diciamo così, la generatrice, se si può dire, l'iniziatrice in Italia della statistica sociali, ambientali e di genere, e adesso ti trovi ad affrontare questa nuova sfida. Allora, vorrei subito un parere da te. Si parla tanto dei big data. Questo che cosa vuol dire? Che dovremmo cambiare le fonti in base ai quali interpreteremo la realtà attraverso i numeri o a tuo avviso bisogna andare verso un'integrazione di fonti diverse? La seconda che hai detto. Perché dico questo? Perché ovviamente la fase in cui ci troviamo è una fase di rapidissimi cambiamenti, cambiamenti sociali, economici, di tutti i tipi e soprattutto di cambiamenti tecnologici. Quindi si offre un'opportunità storica che è quello di sfruttare la rivoluzione tecnologica e metterla al servizio della misurazione statistica dei fenomeni. Quindi questo che vuol dire? Vuol dire che abbiamo opportunità in più per misurare al meglio la realtà e per misurare al meglio la complessità della realtà. Questo non vuol dire che una cosa sostituisce l'altra, questo certo. Vuol dire, così come quando sono sorte le survey, le indagini campionarie per esempio, queste non hanno sostituito i giacimenti informativi dei dati amministrativi eccetera, adesso la sfida delle smart statistics e dei big data non sostituirà le altre ma si integrerà con queste. Avremo sempre più bisogno di survey, non saranno sostituibili perché le survey sono uno strumento fondamentale per cogliere il sommerso di tutti i fenomeni, sia economici che sociali, solo tramite le survey riusciremo a farlo. I big data saranno uno strumento potentissimo che ci aiuterà in termini di granularità, ci aiuterà in termini di rapidità, ma non necessariamente di vera pertinenza dell'informazione. Quindi l'approccio vero è la sfida dell'integrazione e non quella della sostituzione. Ecco, facciamo un passo indietro perché magari noi diamo per scontate una serie di informazioni che non lo sono. Come sono nate, per esempio, le statistiche di genere? Perché a livello diciamo internazionale una pietra miliare è stata la conferenza delle donne di Pechino del settembre del 95, a cui tu peraltro hai partecipato. Sì. Ecco, qual è stato il contributo dell'Italia in quell'occasione e che cosa è iniziato, quale percorso è iniziato da lì? Beh, lì è stata un'esperienza meravigliosa perché la conferenza mondiale delle donne di Pechino non si è più fatta da allora. Era cioè, un raduno di migliaia e migliaia di donne che si incontravano, oltre che i governi, che si incontravano a dibattere sulle strategie che potevano far fare un balzo all'uguaglianza di genere. E c'era tutto un filone che era concentrato sulle statistiche, tant'è che i governi poi riuniti fecero delle raccomandazioni molto precise, molto chiare sulla necessità di sviluppare le statistiche di genere. Certo. La cosa bella di quel momento fu proprio il fatto che l'Istat andò lì insieme con la Commissione Nazionale Parità con questo volume sull'analisi dei tempi di vita che avevo predisposto insieme con la Commissione Parità, tradotto in quattro lingue, e
nel momento stesso in cui venivano fatte le raccomandazioni per svolgere questo tipo di rilevazione, la misurazione del lavoro non retribuito, l'Istat l'aveva già fatto e distribuito in quell'occasione, quindi fu una soddisfazione grande, certo. Perché stavamo già su una scia che era, in quel momento l'avanguardia era la Svezia, era la punta più avanzata che c'era sulle statistiche di genere, e noi andammo anche in Svezia per capire come facevano, no? A sviluppare determinate statistiche, ma poi non siamo stati da meno, anzi li abbiamo superati, perché poi lo sviluppo è quello ineguale e combinato, no? Cioè, certo. Tu apprendi da chi sta più avanti e poi con la cultura del tuo paese fai il balzo ulteriore. Che poi fra l'altro sono dati che ancora adesso discutiamo molto spesso, perché per esempio i lavori di cura, il tempo dedicato dalle donne nei lavori di cura è impressionante nel gap con gli uomini. Una cosa che avevo letto, non so se me la confermi, è che però c'è un miglioramento, cioè gli uomini ogni anno dedicano, mi pare, 1 minuto e 20 in più, e io avevo calcolato che ci vogliono 160 anni per arrivare pari. Brava. Più o meno. È così. Allora, i cambiamenti sono lentissimi. Ovvio. E quello che è successo è che dall'analisi di questi dati emerge che è migliorata la situazione di asimmetria dei ruoli, più perché le donne hanno deciso di diminuire il tempo che dedicano al lavoro familiare, piuttosto che per il tempo dedicato dagli uomini. È anche vero però che sono emersi dei segnali positivi per alcuni uomini, cioè i più giovani, i più istruiti, quelli laureati, e soprattutto nel nord del paese, e soprattutto se svolgono attività lavorative che non sono attività particolarmente assorbenti, per esempio se lavorano nella PA, queste cose qui. Quindi segnali positivi ci sono, certo, se ci fosse parallelamente anche una politica che questi segnali li coglie e quindi dà una risposta per dare strumenti reali perché possano svilupparsi, sarebbe meglio. Ecco, su questo torniamo, perché bisogna anche vedere che cosa si sta facendo, perché è vero, analizzare i dati è utile, fa la fotografia della situazione, però se poi non ci sono azioni concrete si resta lì a constatare un dato di fatto. Però starei sulla lentezza dell'evoluzione, perché l'ultimo Global Gender Gap del World Economic Forum ci dice che la situazione con la pandemia è addirittura peggiorata e adesso saranno necessari 276 anni per arrivare alla parità a livello globale, quindi diciamo un buon percorso che non vedranno neanche i nostri pronipoti. Però vorrei andare sulle criticità di come viene analizzato il gender gap, perché questo è importante. L'Italia nell'ultima classifica del 2021 appare al 63esimo posto. Se noi però andiamo a vedere, ci sono 4 diciamo cluster che vengono analizzati, c'è stata una spinta forte dal punto di vista politico, dove siamo addirittura al 33esimo posto, perché analizzava il governo Conte, aveva il 34% di ministre, e quindi siamo saliti in classifica. Se noi però andiamo a vedere il dato sulla partecipazione economica delle donne, in Italia siamo al 114esimo posto. Certo. Allora, ci sono 2 problemi. A, come si misura il gender gap, perché presenta una criticità. B, se si dà lo stesso peso ai 4 fattori che si analizzano, che nel caso per esempio del World Economic Forum sono l'educazione, la salute, la partecipazione politica e la partecipazione economica, si rischia poi di avere una visione falsata. Ecco, che cosa ne pensi tu di questa misurazione? Allora, questa è una cosa molto giusta che dici, e noi l'abbiamo sottolineata molte volte anche in sede internazionale con gli organismi internazionali, nel Gender Global Forum che tra l'altro a breve ci sarà a Berna. E l'indicatore di gender gap non è un indicatore adeguato. Perché? Perché il gender gap sul lavoro, il gender gap anche su altri aspetti, nell'istruzione,
che cosa succede? Che può migliorare anche solo se peggiorano gli uomini. Quindi se io so che è crollata l'occupazione maschile e quella femminile è crollata lo stesso, certo, ma un po' meno, il gender gap è migliorato, però in realtà la condizione delle donne, in questo caso anche degli uomini, è peggiorata. Quindi bisogna stare molto attenti quando si utilizzano gli indicatori, perché dopo una fase in cui quasi non si parlava di indicatori per tanti anni, di indicatori sociali, si è passati a una fase in cui c'è un'enormità, un enorme numero di indicatori, ma spesso questi indicatori non sono costruiti rigorosamente. E questo purtroppo succede non solo per il World Economic Forum, ma è successo anche per il G20 nel 2014. Allora, nel 2014, certo, che è successo in Australia? Il G20 ha votato un obiettivo da darsi per il 2025, ridurre del 25% il gender gap nella popolazione attiva. Ora, già ridurre il gender gap potrebbe voler dire che se gli uomini, bastava che gli uomini peggioravano e si poteva raggiungere l'obiettivo. E perché noi dobbiamo darci un obiettivo che vede il peggioramento degli uomini come positivo? Quindi già questo era un qualcosa che non funzionava, che sporcava. La seconda grave cosa era che si sceglieva l'indicatore di popolazione attiva. Popolazione attiva vuol dire occupati più disoccupati. Allora, sapete questo che voleva dire? Che noi potremmo arrivare al 2025 con la riduzione del 25% del gap nella popolazione attiva se gli uomini crollano nell'occupazione, certo, e crescono le disoccupate donne. Questo è il paradosso. Cioè non si pensa al significato reale che esprime quell'indicatore, e tenete conto che questo è un indicatore che continua a essere mantenuto negli obiettivi del G20 dal 2014, e nonostante Women 20, che io presiedo, abbia fatto una battaglia perché fosse modificato, non siamo riusciti a farlo modificare. Adesso vedremo alla fine di ottobre, ma non credo che ci si riuscirà. Siamo riusciti nella declaration dei ministri del lavoro a far inserire che bisogna andare al di là dell'obiettivo di Brisbane. Questo, diciamo, è il massimo che abbiamo potuto raggiungere, però questo ci dice che guardate che se si fanno male gli indicatori, certo, si fanno male le politiche, ci si dà obiettivi sbagliati, bisogna essere rigorosi nella costruzione degli indicatori. No, questo è fondamentale. Io adesso andrei dall'internazionale all'Italia, perché dobbiamo vedere qual è la situazione italiana. Noi di dati ne leggiamo tantissimi sui giornali quasi quotidianamente. Allora, inizierei dalla formazione. Noi quello che sappiamo dei laureati italiani è che le ragazze si laureano di più, si laureano meglio, hanno dei voti più alti, ci mettono meno tempo. Insomma, sembra una fotografia idilliaca. In realtà, quali sono le criticità dei dati relativi per esempio ai laureati in Italia? Perché se noi allarghiamo lo sguardo dalla nostra realtà già soltanto a quella europea, non siamo messi così bene. Sì, dobbiamo rompere un po' uno stereotipo che c'è e che ci trasciniamo da un po' di tempo, e cioè è vero che le donne si laureano più degli uomini, questo non è una cosa solo italiana, anche a livello internazionale sta succedendo così, per esempio a livello europeo dei paesi OCSE. Però che succede? Che le donne italiane si laureano molto meno delle donne europee, ma molto meno, più di 10 punti, circa 15 certo, punti in meno, le giovani stiamo parlando. Quindi è un problema serissimo che abbiamo, questo non riguarda solo le donne, è ancora peggio per gli uomini, per i giovani. Però quindi il problema che ci si pone è che un po' nel nostro paese si è fatta strada un po' uno stereotipo che
laurearsi in fondo non serve più di tanto, perché tanto il lavoro non lo trovi lo stesso. Tant'è che sono cresciuti il numero dei giovani che non studiano né lavorano. Questa cosa però netto, sì, è devastante, perché questo vuol dire che le donne si ritrovano che si laureano meno delle loro coetanee, e quando si laureano scelgono delle facoltà che sono quelle che le portano ad avere retribuzioni più basse e che sono meno facoltà scientifiche. Quindi il problema è duplice, non è solo di fare in modo che le donne scelgano anche le materie scientifiche, che normalmente nei processi educativi durante il corso scolastico non vengono considerate materie femminili, ma vengono considerate più adatte agli uomini, ma il problema è anche spingere perché si laureino di più. E questo è un qualcosa che non teniamo mai sufficientemente presente. Nella crisi del 2008-2009, certo, ma anche nel 2013 e anche nella pandemia, quello che è successo è che i laureati giovani hanno retto meglio l'impatto della crisi, cioè la laurea è stato un elemento di maggiore difesa rispetto a chi non ce l'aveva. Non che non abbiano perso, e però neanche hanno perso meno. Hanno perso meno, e neanche che magari svolgevano un lavoro che era esattamente quello che avrebbero voluto, però comunque un lavoro l'hanno mantenuto o l'hanno trovato più facilmente di chi non lo era. E questo è importantissimo. Tornando invece sulle STEM, è ancora più importante perché il PNRR porterà una serie di capitali a essere investiti in quei settori che richiedono proprio una preparazione tecnico-scientifica. Se le donne non ci saranno, vuol dire che non beneficeranno di questi capitali che stanno arrivando, certo, in Italia. Certo, no, questo è importantissimo. Però allora lì bisogna sapere indirizzare adeguatamente le politiche. Certo. Perché? Perché non basta l'orientamento verso le materie STEM negli ultimi giorni, nell'ultimo anno, diciamo, di liceo o di scuola superiore. Il problema vero è che per sradicare questo approccio, siccome è frutto proprio della trasmissione di stereotipi di genere, il problema vero è che noi dobbiamo partire fin da quando sono piccoli, bambini e bambine. Se noi vediamo le ricerche pedagogiche che sono state svolte sui libri di testo, sui libri di testo le bambine si ritrovano, le donne che fanno le casalinghe, sembra assurdo, ma continua a essere così, e gli uomini che fanno i capi. Questa cosa nella fascia, diciamo, d'età delle primarie, della scuola primaria, incide moltissimo come modello nell'immaginario, certo, e invece dobbiamo puntare a far entrare la storia delle donne all'interno dei libri di testo scolastici. Cioè bisogna fare tutta una serie di operazioni che arrivino fino all'università, diciamo al momento della scelta dell'università, in cui le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi soprattutto, si sentono più liberi di poter scegliere. Sì, anche perché ci sono diversi studi che dimostrano che le bambine, per esempio, già si autodefiniscono inferiori ai maschi nella matematica a 8 anni, quindi vuol dire che ci sono già degli stereotipi che passano e a che quell'età. E che cresce la mancanza di autostima, no? Certo. Perché gli cominciano a dire tu non sei portata, non fa per te, quando invece la matematica è una cosa in cui tutti possono essere portati, lo dimostra questo festival con i giochi. Certo. Che vengono fatti in piazza, a cui una marea di ragazze partecipano,
tutti possono essere portati dipende da come tu la insegni da una parte, certo, e come sei stata educata nei confronti di quella materia. I genitori molto spesso mettono dei blocchi ai loro stessi figli perché pensano, perché loro stessi hanno vissuto, certo, un blocco nei confronti della matematica. E quindi magari... No, no, però ci sono anche studi che dimostrano appunto che i bambini hanno le stesse capacità a livello di elementari nella matematica, ma che poi dipende da come viene loro insegnata e dagli stimoli che vengono dati, la differenza che poi si trova nell'età più, certo, più adulte. Dalla formazione al lavoro. Allora, l'ultimo dato ISTAT per quanto riguarda l'occupazione femminile è il 49,4%, sì, del luglio scorso, che è già un buon dato, perché visto che eravamo scesi, adesso non, sì, mi ricordo qual è stato il minimo verso la crisi, 47? Ancora di più, sì, intorno al 47. È intorno al 47, quindi diciamo qualche indicazione positiva di ripresa. Assolutamente, c'è, sì. Però c'è da dire, rimaniamo fra gli ultimi paesi in Europa a livello di occupazione femminile, ben lontani dagli obiettivi di Lisbona, che era il 60%, che doveva essere raggiunto nel 2010, quindi 11 anni fa. Noi siamo in ritardo di 11 anni, chissà quando ci arriveremo, e non sembra, nonostante diciamo le dichiarazioni di intenti, non sembra che qualcosa di concreto si stia muovendo in questa direzione a livello politico, perché come dicevi tu prima, vanno bene i dati, però poi questi dati devono essere usati dai policy maker per dare delle risposte. Ecco, qual è la tua interpretazione dei dati che voi leggete appunto mensilmente e di come si sta muovendo l'occupazione femminile in Italia? Allora, chiaramente il Covid ha peggiorato una situazione che era già grave. Questo è il primo elemento che dobbiamo dire. Non è che è nato il problema dell'occupazione, certo, femminile oggi. È peggiorato perché... perché per la prima volta una crisi ha colpito il settore dei servizi invece che il settore dell'industria. Agli inizi degli anni 90, 2008, 2009, 2013 era sempre l'industria al centro, e quindi sono stati gli uomini a pagare un prezzo, certo, più alto. Quindi le donne si sono trovate in questa situazione perché ovviamente stavano nel settore del turismo, stavano nel settore dei servizi di cura, stavano in altri tipi di settori, nel commercio, colpiti in particolare dalla crisi, e si trovavano in posizioni particolarmente precarie, certo, e spesso anche irregolari. Per cui per tutta la fase in cui sono state adottate le misure a protezione del lavoro, le donne non hanno potuto usufruire di quelle misure fino in fondo, solo una parte, quelle che erano inserite in lavori soprattutto a tempo indeterminato, nell'industria, eccetera. Molte invece hanno perso di più. Dopo la fase di crollo c'è stata la ripresa, e c'è stata la ripresa proprio nel settore dei servizi, e questo ha permesso, diciamo, una nuova crescita dell'occupazione femminile. Non siamo ancora tornati alla situazione pre-crisi, cioè alla situazione pre-Covid, però le donne hanno recuperato, così come hanno recuperato gli uomini, anche se gli uomini avevano perso di meno. La cosa grave è che l'elemento più critico dell'occupazione femminile è concentrato nella fascia tra 25 e 34 anni. In questa fascia noi siamo ultimi in Europa, siamo dietro anche la Grecia, e quindi mentre invece sulla media generale non è che siamo molto meglio, ma siamo penultimi. Diciamo che la situazione, un paese come la Spagna, che era un paese che negli anni 90 stava dietro a noi in una situazione peggiore, sta molto meglio di noi, non sta benissimo, perché ha superato però il 50%, mi pare che sia intorno al 54-55% di tasso occupazione, comunque vari punti percentuali. Che però noi non abbiamo mai visto. Certo. Noi il 54% in Italia, se non mi ricordo male, non ci siamo mai arrivati. Quindi, non ci siamo mai arrivati. Dopodiché la Germania ha superato il 70%, e così anche il Regno Unito,
Non parliamo della Svezia, della Francia, poi. La Francia sta al 67%, cioè la situazione è veramente molto sbilanciata. E in Europa, attenzione, il problema non è solo il sud, perché nel sud il problema c'è, perché siamo a un terzo delle donne che lavorano, però non spiega solo questo, perché se noi ci confrontiamo tutte le regioni d'Italia, in realtà sono solo tre che hanno raggiunto il 60% oggi rispetto al 60% obiettivo europeo del 2010. Non l'ha raggiunto la Lombardia, non l'ha raggiunto il Veneto, l'ha raggiunto l'Emilia-Romagna, Trento e Bolzano, basta. Quindi il problema è che c'è un'arretratezza complessiva di paese, non soltanto certo. del sud, perché ci siamo sempre nascosti dietro a questa cosa, vabbè, il problema è il sud. Sì, il problema è gravissimo al sud, figuriamoci, e è molto più grave che nelle altre zone, però anche queste regioni non è vero che sono all'avanguardia in Europa, come spesso si è detto, cioè al 60 e poco più, quindi neanche ai vertici, nessuno arriva al 70% della Germania o del Regno Unito. No, davvero una situazione, diciamo, che richiede degli interventi, anche perché, l'abbiamo detto più volte, l'ha stimato anche Banca d'Italia, l'aumento dell'occupazione femminile farebbe bene proprio al PIL certo. di tutto il paese. Cioè non stiamo parlando di una questione di genere, ma di una questione economica del paese. E c'è una cosa importante che ha detto pure Minush Safik, che è la direttrice della London School of Economics e che è anche stata la numero due del Fondo Monetario Internazionale. Lei giustamente ha detto non c'è un problema solo che la crescita dell'occupazione femminile porterebbe aumento di PIL, ma porterebbe aumento di produttività, cosa che al certo. nostro paese servirebbe molto, certo. perché tenere congelato il 50% della popolazione di un paese significa che tu non riesci a selezionare bene i talenti. E quindi il Fondo Monetario Internazionale, Minush Safik, sottolineavano proprio questo. Avremmo un balzo di PIL e avremmo un balzo di produttività se riuscissimo a sviluppare di molto l'occupazione femminile. Ecco, raccolgo questa tua provocazione che hai lanciato. La selezione dei talenti è importantissima. E non è possibile che in Italia i talenti siano tutti maschili, perché se noi andiamo a guardare i livelli apicali, che si vada dalle università alle aziende quotate, non quotate, alle aziende controllate dal MEF e così via, sono quasi tutti uomini. Allora, c'è qualcosa che non va in questa selezione dei talenti. Noi in Italia, dobbiamo dire, abbiamo festeggiato quest'anno i 10 anni della legge Golfo Mosca, che ha introdotto le quote di genere nei consigli di amministrazione delle società quotate e delle controllate pubbliche. Fra l'altro è stata migliorata con la legge di bilancio la quota, era un terzo, adesso siamo al 40%, cioè il 40% del genere meno rappresentato dei posti deve essere assicurato al genere meno rappresentato. Genere meno rappresentato perché non possono essere neanche tutte donne, altrimenti sarebbe incostituzionale. Ecco, qui siamo ai livelli più alti in Europa, ma questa legge dopo 10 anni non ha portato a un cambiamento dei livelli apicali delle aziende. Noi, le amministratrici delegate, per esempio, delle società quotate, sono sotto il 10%, sono, mi pare, intorno al 6%. Una quota irrisoria e che spesso è fatta da persone, le amministratrici delegate sono o emanazione della famiglia oppure loro stesse imprenditrici, no? Come ad esempio nel caso del gruppo Garofalo, delle cliniche private, è lei stessa che è amministratrice delegata. Ecco, si fa ancora fatica a vedere le donne a livelli apicali. Nelle università, per esempio, abbiamo 8 rettrici su 125 atenei italiani. Cioè, che cosa deve cambiare? Questi talenti non li abbiamo o non li vediamo? Questi talenti li abbiamo e non vengono valorizzati. È chiarissimo che è così. Quando è stata adottata la legge Golfo Mosca, questo ha portato a un miglioramento dei curricula
di tutti i consigli d'amministrazione. Cioè i curricula femminili inizialmente erano i migliori, certo. Dopodiché però questo ha creato, ha innestato un circolo virtuoso per cui dall'avanzamento, diciamo così, dei curricula femminili si è passato anche che sono cresciuti di livello quelli maschili, perché questo, l'approccio di diversity, poi porta a questo, porta alla contaminazione anche del merito. Ora, chiaramente c'è bisogno di norme antimonopolio, c'è poco da fare, cioè si è visto con la legge Golfo Mosca, è l'unico indicatore sui luoghi decisionali, sì, che si è mosso in 10 anni dal 5%, mi pare, sì, 4-5%, il 7%, dal 7% fino al 38% in 10 anni, è stato in assoluto l'unico. Se noi andiamo a vedere i primari, la percentuale di donne tra i primari, tenete conto che il personale sanitario è al 70% sì, femminile, quindi è stato il pilastro della lotta contro il Covid, tra i primari le donne sono il 17%. Cioè c'è un problema serissimo, io non posso pensare a fronte di un 70% di personale sanitario che i primari possano essere solo il 17%. Non esiste, c'è un problema che quando vengono selezionati e cooptati da altri uomini le donne vengono escluse. Se noi andiamo a vedere i professori ordinari siamo poco sopra al 20% del totale di donne. Cioè la cosa è generalizzata in tutti i luoghi decisionali. Allora perché mi lascia perplesso, per esempio, l'indicatore viene usato nel World Economic Forum? Perché lì si piglia un indicatore, certo, il Parlamento, e va bene che comunque è un dato importante essere arrivati al 34%. Però io vi dico che i presidenti di regione sono stati 11 in tutta la storia del paese, da quando, donne, da quando siamo partiti nel 70 con le regioni, 11 sono il 5%. Se vediamo i sindaci, certo, siamo al 17, cioè qua o si mettono norme antimonopolio, e sul monopolio da un punto di vista economico si mettono, sono state messe, oppure il balzo non si potrà fare. C'è ancora tanto da fare, non riusciamo a toccare perché abbiamo pochissimo tempo, abbiamo 5 minuti, ci dice il regista. Io avrei altre due domande importanti. La prima è sulla violenza sulle donne, perché noi continuiamo a leggere sui giornali cronache e cronache di femminicidi, siamo arrivati a oltre 50, ci sono state 8 femminicidi negli ultimi 10 giorni, quindi davvero un'enormità. Peraltro femminicidi è una definizione che va usata, cioè sono le donne che vengono uccise da un partner, ex partner oppure dal marito, quindi nell'ambito degli affetti familiari. In quanto donne. In quanto donne, e quindi questa è la definizione. Però questa è soltanto la punta dell'iceberg, perché la violenza sulle donne in Italia è molto molto più grave, e fra l'altro ha un tanto sommerso. Come si fa a misurare qualcosa che è così delicato? Perché io non posso pensare che distribuisco adesso qui un questionario e dico chi è che ha subito violenza. Cioè diventa delicato poi per una donna uscire allo scoperto, perché sì, tante non denunciano neanche. È stato difficilissimo. È stato difficilissimo. Ci abbiamo messo 5 anni per arrivare a definire una metodologia, che poi è la metodologia che si è estesa anche a livello internazionale, perché noi siamo stati tra quelli che hanno definito le linee guida dell'ONU su come fare le indagini, e quindi sono state ripetute in tutto il mondo. E la cosa è stata, forse è l'indagine che più ci ha appassionato come Istat, poi era un gruppo tutto di donne, no? Che abbiamo costruito questo percorso anche per la portata emotiva, no? del tema. E non si poteva usare la parola violenza,
nei quesiti, perché se tu usi la parola violenza, proprio la violenza che viene dal partner non viene raccontata, non, le donne non rispondono semplicemente perché non accettano che sia considerata violenza un qualcosa che viene da una persona che tu hai amato magari per tutta la vita, verso cui tu riponi speranza che cambierà, perché poi purtroppo è questo quello che succede. Quindi abbiamo pensato di cambiare, di non usare quel termine e di chiedere oggettivamente se una persona era stata picchiata, se era stata presa a calci, se aveva avuto rapporti sessuali però senza volerlo, no? Quindi obbligata ad averli avuti in questo modo. E il terzo elemento è stato che a un certo punto, sempre con tutti i test a ripetizione, perché ovviamente l'Istat non è che può produrre delle stime sulla violenza, sul sommerso della violenza, senza avere un'adeguata quel margine di sicurezza rispetto alla metodologia, no? che utilizzi. E poi ci siamo resi conto che comunque uscivano poche violenze da parte del partner, mentre nei centri antiviolenza erano pieni di donne che subivano violenza dai partner, perché non glielo chiedevamo direttamente, cioè le donne avevano bisogno che fosse legittimata la possibilità che un uomo, che il loro partner, che il loro marito le avesse picchiate o avessero avuto un rapporto sessuale senza che loro volessero. E così la cosa si è sbloccata dopo innumerevoli ovviamente sperimentazioni, ma si è sbloccata, è venuto fuori che la maggioranza degli stupri sono opera dei partner, è venuto fuori che la parte di violenza subita dai partner è più ampia di quella subita da estranei, e in più è venuto anche fuori che il sommerso è enorme, e cioè che siamo in una situazione di violenza impunita, cioè neanche il 10% delle donne che hanno subito violenza grave l'ha denunciata, e addirittura abbiamo trovato che il 30% delle donne che aveva subito violenza ne ha parlato per la prima volta con le intervistatrici che l'Istat aveva formato. Quindi è stata una cosa pesantissima scoprire tutto questo, però è stata, qua c'è la funzione sociale della statistica, perché se non avessimo fatto quell'indagine che scopriva il sommerso, noi mai avremmo saputo una cosa del genere. Ci dovevamo limitare alle denunce, ma le denunce colgono una piccolissima parte e soprattutto non ti evidenziano le differenze. Noi abbiamo potuto capire quanto le straniere subivano più delle italiane, in realtà abbiamo visto che subivano più violenza fisica da parte dei mariti che non delle italiane, per esempio. Insomma, sono venuti fuori tutta una serie di elementi che non avremmo scoperto altrimenti. Non sarebbe possibile. L'importanza sociale delle statistiche e indicatore BES, benessere equo e sostenibile, sì. È un altro dei vostri lavori che dà una fotografia importantissima e che viene elaborato appunto con tecniche che non sono solo i big data, come dicevamo all'inizio, per tornare a chiudere il cerchio della nostra conversazione. Ecco, 12 domini rilevanti per misurare appunto il benessere, e siamo arrivati a 152 indicatori nell'ultima edizione. Che fotografia dà? Abbiamo soltanto un minuto, altrimenti il regista ci taglia la linea. Un minuto magari è troppo poco, però velocemente. Quella è stata un'operazione straordinaria che ci dice, siccome la pertinenza per una statistica ufficiale, pertinenza vuol dire la capacità di cogliere veramente la complessità del paese in relazione ai fenomeni che vogliamo misurare, è importantissima. L'operazione che si fece col BES fu proprio quella di fare una grossa alleanza sia con la comunità scientifica sia con la società civile,
cosa che ci ha permesso anche sulla violenza di arrivare a quei risultati e anche su altre indagini, tipo gli homeless, il coinvolgimento della Caritas nel caso degli homeless, oppure il coinvolgimento dei centri antiviolenza per l'indagine sulla violenza, oppure il coinvolgimento di tutto l'associazionismo, da quello ambientale a quello delle donne, a quello dei sindacati, delle parti sociali, delle associazioni di categoria, per evidenziare quali dovevano essere le dimensioni del benessere e quali potevano essere gli indicatori più potenti per costruirlo. Questa cosa ha fatto sì che questo sistema di indicatori del benessere, che ora è anche integrato con gli SDGs, questo sistema ci permettesse di cogliere qualità della vita e benessere dei territori e degli uomini e delle donne, dei giovani, degli adulti e degli anziani. Questa è una cosa importantissima. Ovviamente la pandemia ci ha posto la necessità di trovare un set di indicatori ulteriori che ci permettessero di cogliere meglio il benessere delle persone, e quindi questa è stata l'operazione proprio portata avanti nell'ultimo anno. La sfida che adesso ci vogliamo dare, da un lato, è quella di tarare meglio questo strumento anche per sottogruppi della popolazione, per esempio i bambini, no? Tenendo presente la povertà educativa dei bambini, mettendo insieme una sorta di sistema di indicatori di benessere dei bambini che tenga conto dei vari aspetti, perché è chiaro che in un indicatore di benessere generale tu tieni conto di loro, ma tieni conto di loro insieme a tutti gli altri. Certo. Avere dei focus particolari su soggetti che hanno bisogno di essere valorizzati di più nelle statistiche è un elemento fondamentale. Un elemento fondamentale, quindi un lavoro da fare, nuove sfide da affrontare per la statistica anche, diciamo così, sociale, ambientale, di genere, che è quella che tu hai fatto nascere in questo paese, hai sviluppato in questi oltre 20 anni. L'Istat. Diciamo guidata da te, l'Istat ha sviluppato in questi 20 anni, quindi nuove sfide. Noi ringraziamo Linda Laura Sabbadini, che è direttora centrale dell'Istat, per essere stata con noi. Naturalmente vi invitiamo a rimanere con noi, perché ora il Festival della Statistica continua.